scritto Davide Oldani, che ha appena scritto questo libro, La mia cucina pop. La prima foto, la prima pagina, perché l'ho ripresa anzitutto da Ibra. È una foto di Ibra in questa posizione. Ibra e Ibrahimovic, ovviamente, perché siamo tutti e due interisti. E quindi mi è piaciuta questa foto, mi è piaciuto poi il discorso della cucina pop che mi avevano etichettato qualche anno fa, e l'ho riutilizzato, l'ho ripreso, proprio per renderla popolare a tanti, non a tutti. Il primo pensiero è stato: io voglio essere per tutti, poi in 6 anni di esperienza ho visto che non è possibile. Qui dentro c'è il pop è inteso come l'utilizzo di materia prima pop popolare, sì. Cioè il massimo della freschezza nella stagione e il minimo del costo. Senti Davide, quando ti dicono, come ti ho detto io prima, che sei un genio del marketing della ristorazione, no? Per questa tua invenzione di anni fa del menù a 11 euro a pranzo, 10,50 euro a pranzo, e aiutami la sera. C'è un menù degustazione che c'è anche a pranzo a 32 euro di 4 portate, poi alla carta siamo ora dai 35-38 euro. Quando ti dicono questa cosa, ti risenti? No, io non rinnego mai quello che faccio, assolutamente. Posso rivedermi negli errori, perché la nostra cucina dal 2003 ad oggi è cambiata, senza che nessuno si accorgesse, cioè si è modificata in base alle mode, in base alle esigenze delle persone, perché io filtro molto con i miei occhi, guardo, e in base a quello che vedo dal cliente io assimilo e poi propongo. Il piatto del quale vai più orgoglioso? Ma il piatto, tutto ciò che è buono ne vado più orgoglioso, ma se vogliamo dire un'icona del DOC che riassume la filosofia descritta nel libro, sì, è la cipolla caramellata, perché dietro ogni piatto c'è un pensiero, è il pensiero di coniugare l'equilibrio dei contrasti, che è quello che un po' dovremmo avere noi anche nella vita come carattere. Sì. Dove c'è il sale metto lo zucchero, dove c'è il croccante metto il morbido, dove c'è il grasso metto l'acido, quindi se arrivi a un giusto equilibrio di queste cose hai un piatto finito bene. Quindi è quello che valorizza la nostra cucina, e la leggerezza, dove noi non andiamo a fare soffritti o a usare delle cose che fanno parte della vecchia cucina e che devono essere levate, cioè i grassi. Quindi diminuire drasticamente i grassi e rimpiazzarli con le brevi cotture, con le spezie, con i frutti e con la tecnica che io ho imparato a fianco dei grandi maestri. Ultima domanda, chi vince il campionato? Non posso fare segni perché sono in diretta.